E adesso siamo invece collegati da un altro evento, con precisione siamo a Corso Garibaldi e l'evento si chiama Multicultura Urbana. Sarà una più breve passeggiata per scoprire le mille sfaccettature di Milano. A breve intervisteremo una volontaria dell'associazione per saperne di più. Ed è qui che si conclude la passeggiata dell'evento Multicultura Urbana. Siamo qui con Gaia Boneschi, una delle organizzatrici dell'evento. In cosa consiste l'evento di quest'oggi e quali sono state le tappe più significative del percorso? L'evento che abbiamo organizzato si chiama Multicultura Urbana, è stato organizzato da Refugees Welcome, di cui io faccio parte, l'organizzazione Samia e l'associazione Francoverga, e si trattava di una passeggiata per scoprire le zone più significative del quartiere di Milano, zona Garibaldi, dove noi abbiamo la sede in via Marsala, per le persone, per prendersi cura delle persone e delle loro esigenze. Siamo state al CAM di Garibaldi, in Corso Garibaldi, dove fanno attività gratuite per tutte le persone e noi seguiamo nello specifico persone rifugiate, quindi avere delle attività gratuite e conoscerle per loro è fondamentale. Poi siamo stati all'Unione Femminile Nazionale qua vicino, che è un'unione nata credo alla fine dell'Ottocento per tutelare i diritti politici e civili delle persone, organizzano conferenze e aiutano le donne ma anche gli uomini nei momenti della separazione, in altri momenti difficili della vita con supporto psicologico. E adesso siamo invece da Playmore, che è un centro sportivo che però offre l'ingresso gratuito ad alcune persone rifugiate e migranti e quindi ci sembrava bello farlo conoscere ai nostri ragazzi. Quindi qual è l'obiettivo della vostra associazione? Refugees Welcome si occupa principalmente di due cose, accoglienza in famiglia e un progetto di mentoring, quindi da un lato persone italiane che accolgono volontariamente delle persone rifugiate nelle loro case e noi diciamo facilitiamo e supportiamo tutto questo processo e invece il progetto di mentoring consiste nell'abbinamento uno a uno tra persone rifugiate e persone che conoscono bene il territorio di Milano per favorire l'orientamento sul territorio, lo sviluppo di una rete sociale e appunto la conoscenza con altre persone della città. Voi come associazione avete già partecipato alla Civil Week o per voi è la prima volta? Quest'anno è la prima volta perché su Milano siamo cresciuti molto, soprattutto l'anno scorso dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, sempre più persone si sono avvicinate alla nostra associazione e adesso stiamo cercando di costruire la comunità e questa ci sembrava una buona occasione per raccontare quello che facciamo. Io ti ringrazio e mando linea allo studio.